è necessario che si riscopra il valore dell'azione sindacale intesa come missione. L'operatore sindacale deve fare un passo indietro rispetto all'organizzazione, deve capire che la sua attività è al servizio dell'organizzazione, che a sua volta è al servizio del lavoratore, e quindi a volte dimenticare le proprie velleità per la tutela del bene comune, che è la tutela naturalmente del lavoratore e quindi anche dell'iscritto. Per questo io auspico fortemente un'azione di moralizzazione del sindacato al suo interno e anche naturalmente verso l'esterno, nel mondo del lavoro, nella riscoperta e nell'affermazione dei valori etici. Oggi il sindacato non può limitarsi a fare semplicemente denunce, ma deve proporre, ascoltare, capire ciò che sta accadendo dentro il proprio posto di lavoro, ma soprattutto deve essere un sindacato competente, che studia e si aggiorna, con procedure più snelle, evitando che le strutture discutano sempre della medesima cosa, senza portare nessunissimo risultato. L'obiettivo deve essere trasmettere entusiasmo e valore ai giovani. Mi aspetto che si metta sempre dalla parte del giusto, senza andare dietro pensieri politici o populisti, sempre con maggiore trasparenza e onestà. Ma quello che mi aspetto maggiormente è l'impegno quotidiano che i delegati devono mettere sul campo. Spero che negli anni a venire la CISL possa diventare un punto di partenza, sia per le nuove generazioni, sia per quello che riguarda il futuro, diciamo, del nostro paese, per quanto riguarda le nuove politiche o quello che ci prospetta il futuro con l'industria 4.0, che è sicuramente il lavoro a livello di contrattazioni collettive e, diciamo, di secondo livello, saranno molto diciamo innovative e sicuramente più con un aspetto intraprendente. In questo momento di cambiamento, quindi, spero che ci sia uno sguardo rivolto di più a noi giovani.